L'altro giorno guardavo un po' di dati e devo dire che la serie sulle scampagnate calabresi a quanto pare vi è piaciuta davvero tanto. Su 3 video abbiamo superato le 700.000 visualizzazioni. Un grazie immenso per voi per questo numero davvero tanto importante. Ed oggi ho deciso di mostrarvi il video sulla chiusura delle scampagnate estive, perché ormai siamo a settembre, inizia la scuola. Però non siate tristi, perché ciò non toglie che potrebbe iniziare una serie di scampagnate autunnali o invernali. Purtroppo questa volta abbiamo avuto un imprevisto poco piacevole, ma ce la siamo cavata. Il video durerà circa mezz'ora, ci sarà tanto da vedere e soprattutto da mangiare con gli occhi. Vi auguro una buona visione. Ciao a tutti! Appena arrivati sulla sponda del fiume, il primo pensiero è mettere in fresco il beverage necessario per tutta la giornata. Sono circa le 8:30 e mentre Pietrolino già si rilassa sulla sua altalena preferita, noi iniziamo a pensare a cucinare. Abbiamo del profumatissimo prezzemolo appena raccolto. Qui c'è un macinato preparato con circa l'80% di grasso di suino e il 20% di carne. E qui invece abbiamo le nostre braciole. E sì, perché oggi ne andremo a preparare tantissime. È una ricetta classica, ma che non andrà mai fuori moda. Le andremo a preparare proprio come facevano le nostre nonne. Questa qui in particolare è la carne che ricopre le costate del suino. Viene tutta quanta tagliata e poi rifilata. E iniziamo subito a prepararle proprio perché saranno anche la base del sugo per la pasta. Ma andiamo per gradi. Qui abbiamo già anche delle bellissime patate a pasta gialla che ci serviranno per fare delle belle chips. Finiamo di scaricare le macchine con affettatrici, taglieri, cucine portatili. E la prima cosa, l'ingrediente principale per le braciole sono questi ritagli stessi di carne che avete visto poco fa. Un po' di grasso e carne macinata, aglio tritato, prezzemolo in abbondanza, sale e pepe. E poi viene arrotolata su se stessa. Poi successivamente ovviamente verranno anche legate, altrimenti si srotolerebbero nella padella. Sono belle grosse, nonostante c'è la pasta. Oggi siamo circa 13-14 persone e andiamo a fare, direi, almeno più di 30 braciole. Questa carne con tutti questi odori, dopo aver cucinato nel sugo, diventerà un burro e diventerà profumatissima. La parte interna dove c'è l'aglio, c'è anche chi preferisce toglierla, se magari può dar fastidio, ma sono più quelli che la mangiano perché poi nel contesto è saporitissima. Chi qualche volta ha avuto la fortuna di assaggiarla sa bene di che gusto sto parlando. Allora, queste sono braciole che vengono preparate questa mattina stessa, cucinate e mangiate all'ora di pranzo. Pensate che invece quando è il periodo della macellazione del maiale, in genere capita tra dicembre e massimo fine gennaio, le braciole vengono preparate in questo stesso modo. Poi vengono leggermente soffritte e poi vengono messi in dei grossi vasi in vetro, ripieni poi ricoperti, poi distrutto. Così durante tutto l'inverno, quando abbiamo voglia di un sugo particolare strepitoso, se ne prende una, due o l'occorrente e si prepara il sugo. Ma non ci accontentiamo solo delle braciole di carne, perché buonissime altrettanto sono queste fatte di cotica. Eh sì, queste sono le cotiche del nostro maiale e vengono ripiene allo stesso modo, sono strepitose. Sono state lavate, ovviamente tolta tutta la parte del grasso sotto cotenna, poi viene farcita allo stesso modo di quella di carne, viene arrotolata e anch'essa legata per bene.
Se avete visto anche le altre scampagnate precedenti e nel caso in cui non l'aveste ancora fatto vi prego di andare a guardarle se vi fa piacere, noterete che a noi quando siamo all'aria aperta non è che ci piace portare il cibo già pronto, ci piace proprio cucinarlo nella scampagnata, condividere insieme la mattinata e anche il lavoro stesso, che poi lavoro più non è, perché fatto insieme nella giusta compagnia diventa un vero unico piacere condiviso. Una volta stretta con un nodo scorsoio, la braciola viene tutta arrotolata con dello spago alimentare. Questa qui, che è più piccolina, diciamo che viene legata anche un giro sulle punte, sulle due estremità, per fare in modo che non fuoriesca nulla. Anche se poi fuoriesce qualcosa, ragazzi, va a finire nel sugo, non si perde, ma cerchiamo di fare le cose fatte per bene. E poi viene legata all'altro capo dello spago. Ecco qua, è pronta. L'abbiamo fatta in modo lento, così per farvi vedere bene come fare nel caso in cui vorreste replicarle. Ma noi ne dobbiamo fare un bel po', ci dobbiamo anche muovere. Fuoco ai fornelli, un po' d'acqua in una bella pentola capiente e le nostre braciole sono tutte pronte in meno di un'ora. Ci siamo dati veramente da fare e andiamo ad adagiarle tutte in questa bella pentola. Ancora sono crude, ma basta il prezzemolo, l'aglio e il pepe nero, che già il profumo è inebriante già da così. Ragazzi, non so se riuscite a contarle, ma vi assicuro che sono davvero tante. Proprio per questo il sugo poi avrà un gusto unico. Da noi in Calabria vi assicuro che queste braciole sono proprio un must, ma si preparano anche in tutto il sud. In alcune regioni si chiamano involtini, da noi sono le braciole di maiale. Anzi, fatemi sapere se anche dalle vostre parti le fate e che ingredienti utilizzate all'interno, così magari può far piacere a chi legge confrontarsi e avere nuovi spunti per nuove preparazioni. Abbiamo messo anche qualche cotica, così senza ripieno, perché poi queste sono belle croccanti e rilasceranno tutto il gusto nel sugo che andremo a preparare. Adesso aggiungiamo ancora un po' di acqua, le smuoviamo giusto per farle rosolare appena appena e poi intanto iniziamo a preparare il pomodoro che tra un po' andiamo ad aggiungere. Nel frattempo il tempo è diventato leggermente nuvoloso, il che leggermente ci preoccupa. In una scodella bella capiente abbiamo svuotato 4 vasi da 1 kg dei nostri pomodori pelati, che rigorosamente con le mani pulite andiamo a schiacciare, proprio per far lasciare anche quei pezzettoni di pomodoro che a noi piace, anche se poi con la lunga cottura andranno man mano dissolvendosi. Mezza cipolla è stata già aggiunta al sughetto e un'altra mezza andiamo a tagliarla in questo modo qua, abbastanza sottile, per poi aggiungerla nella pentola. Aggiungiamo anche 4 bottiglie della nostra passata, così questa sarà la base del pomodoro che tra un attimo andiamo ad aggiungere alla carne. Guardate che colore, è inutile spiegarvela, la conoscete benissimo la nostra passata. Se volete la trovate disponibile come al solito insieme a tutti gli altri prodotti tipici calabresi sul nostro sito sfizzidicalabria.com. Ve la spediamo fino a casa. Le braciole sono rosolate al punto giusto, il grande pino si avvicina con questa cofanata di passata di pomodoro e l'aggiungiamo nella mega pentola con la carne. E adesso diamogli tutto il tempo di cuocere lentamente, almeno per 2 ore e mezza abbondanti. Una girata e lasciamolo andare, perché noi ancora dobbiamo pensare alla pasta. E secondo voi con questo sugo che pasta andiamo a preparare oggi? Bravissimi, avete indovinato, i fusilli, i maccheroni al ferretto.
La ricetta dettagliata con le dosi, il procedimento e tutte le varie specifiche ovviamente la trovate nei miei video sia sul canale YouTube e sia sulla pagina Facebook. Anzi, ne approfitto per ricordarvi, qualora vi fa piacere, ovviamente di iscrivervi al canale e di condividere questa ricetta sul vostro Facebook, in modo che anche i vostri amici potranno vederla e apprezzarla. Questa è una cosa per noi molto importante, non vi chiediamo nulla in cambio. Abbiamo aggiunto un bel po' di olio extravergine di oliva, abbiamo dato una girata al sugo e lo abbiamo ricoperto ancora una volta. Siamo ancora in compagnia della nostra madia in legno per impasti. Anche lei potete acquistarla sul nostro sito sfizzidicalabria.com, anche se al momento è in produzione, però potete sempre prenotarla al numero WhatsApp in alto a sinistra. Così appena sarà pronta vi verrà subito comunicato e inviata a casa, dove andiamo a preparare a rotazione più impasti per preparare questi fusilli. Ragazzi, sono tanti fusilli, siamo, come vi dicevo, circa una quindicina di persone, ma noi non è che mettiamo tre fili ogni piatto. La nostra, sapete benissimo, non è una cucina gourmet, è una cucina di piatti a valanga, è una cucina concreta, è una cucina che tutti vorrebbero, però poi alcuni dicono è pesante, però poi se gli mettessi il piatto davanti vorrei vedere se riuscissero a rifiutarlo. Ma non parlo soltanto della mia cucina, parlo della cucina in generale, di quella povera, di quei gusti di una volta, che sì, vabbè, avranno qualche caloria in più, ma non li vai a mangiare ogni giorno. Ditemi ora se in questo istante non vi fiondereste ad azzannare questa braciola. Ed è il momento di aggiungere questo bouquet di basilico profumato. Beh, le immagini parlano da sole. Lasciamo ancora cuocere il sugo. E per fare i fusilli è necessario il ferretto. Noi ne abbiamo più di uno perché sono almeno 4-5 signore oggi che si daranno da fare per fare questi fusilli. Una volta questi ferretti venivano ricavati dai vecchi ombrelli, quelli neri degli anni 50-60 per intenderci. Oggi quegli ombrelli non si trovano più, ma non disperatevi perché noi abbiamo fatto riprodurre i ferretti con la stessa dimensione e sezione in acciaio inossidabile. Per cui se vi dovesse servire potete contattarvi e posso farvelo avere. Benissimo, si inizia con la preparazione dei fusilli, l'impasto è pronto e come una catena di montaggio le nostre brave signore iniziano ad allungare questi bellissimi fusilli che vengono fatti senza uovo, soltanto acqua e farina. L'impasto deve rimanere abbastanza duro, vengono avvolti attorno al ferretto, poi ognuno ha il suo metodo e poi vedete devono scorrere in modo agevolato. Poi c'è chi li sistema sul tavolo, ognuno fa qualcosa. Anche io mi diverto tantissimo a fare i fusilli, però oggi devo fare le riprese, devo fare altro e non mi posso cimentare nella realizzazione, ma anche mio figlio Pietro ha imparato a farli e ha solo 7 anni. Da questa parte iniziamo a fare le chips di patate che poi man mano più tardi friggeremo. Nel frattempo le lasciamo nell'acqua per togliere l'amido. Nel frattempo si è fatto mezzogiorno e un quarto, tutto stava andando per il meglio, dico stava perché le nuvole hanno cominciato a mandare una benedizione dal cielo ed è arrivata così la pioggia. Non ci siamo persi di animo, noi ci siamo bagnati, ma abbiamo salvato tutto quello che doveva salvarsi. Il primo, il sugo, che viene infagottato in questo modo perché, nonostante abbiamo messo un gazebo, la pioggia sta aumentando. Caricheremo tutto nel furgone di Giancarlo e ci sposteremo al sicuro in una nuova location, un magazzino che ci permetterà di avere la testa al coperto e soprattutto di mangiare, di continuare a preparare e a mangiare. È stato un imprevisto fastidioso, ma c'è di peggio nella vita, non ci perdiamo d'anima e iniziamo ad affettare i salumi, così tra un po' si va a mangiare. Iniziamo da questo bel capocollo che profuma tantissimo, guardate che spettacolo.
Non esiste una tavolata calabrese senza i salumi. Oggi non li prendiamo come aperitivo, come antipasto, perché il pranzo è abbastanza ricco e impegnativo, ma li mangeremo poi per contorno, per secondo. L'importante è che nella nostra tavola ci siano sempre. Qui abbiamo del lardo aromatizzato che andiamo a ripulire e tagliare a fettine sottili, perché poi verrà sciolto su delle bruschette di pane casereccio caldo, appena tolto dalla piastra. Vedete, si fanno delle fettine molto sottili, in modo che poi, come verrà adagiato sul pane caldo bollente, si andrà a sciogliere e diventeranno dei bocconcini davvero invitanti. Nel frattempo il pentolone con l'acqua salata ha raggiunto l'ebollizione, possiamo calare i nostri fusilli. Quanti chili saranno? Non li abbiamo contati, perché noi ci regoliamo come faceva la nonna: due manate di farina per ogni persona, che sarebbero poi circa 200 grammi di fusilli a testa, bambini compresi. Ma il succo, il nesso qual è? Che noi ci piace cucinare sempre in abbondanza, perché se qualcuno, qualche ospite si trova a venire all'ora di pranzo, possiamo dirgli liberamente, tranquillamente: siediti e favorisci, perché il cibo c'è. Poi, se dovesse rimanere, certamente non lo buttiamo, lo mangeremo riscaldato, ma non lo buttiamo. L'importante è che non sia mai contato. Ecco, questa è una cosa proprio che non ci piace. Benissimo, ecco le bruschette di cui vi parlavo poc'anzi, con il lardo sciolto. Anche queste appena pronte, adesso le portiamo subito a tavola e non dobbiamo far altro che aspettare la cottura dei fusilli, che è anche abbastanza rapida, essendo pasta fresca. Guardate quanti ne sono, e adesso andiamo a condirli con il sugo. E visto che siamo in tema di fusilli e di sugo, mi preme ricordare un'altra preparazione classica: il sugo di capra, sempre con questi fusilli. Anche questo è un piatto storico, un piatto mitico della nostra regione, e che vi invito, se ne avete l'occasione, di provarlo, perché è davvero buonissimo. I sughi, diciamo, per me migliori sono questi tre: o con la capra, o questo con le braciole, o anche con il pomodoro fresco. Nella mia vita non li ho mai mangiati in bianco, però i gusti sono soggettivi e non si discutono, pertanto potete anche assaggiarli in bianco. Io non ve li consiglio. Andiamo invece, guardate, a renderli più rossi che mai. Ogni tanto si mette una palettata di fusilli e una palettata di sugo, in modo che vengono conditi benissimo, seppur sono tanti. Sono quasi le 13:30, avremmo mangiato preciso alle 13 se non c'era stato quell'imprevisto della pioggia. Certamente ed ovviamente adesso la pioggia è passata, c'è il sole, ma ormai non ci spostiamo più, non potevamo rimanere sotto l'acqua. Sarebbe piaciuto, insomma, continuare ancora all'aria aperta, però il cielo ha voluto così e noi ci siamo adeguati. Adesso l'appetito, ragazzi, si sente veramente, anche a voi certamente vi starà venendo voglia. Purtroppo non posso accogliervi a questa tavolata realmente come vorrei, ma con il pensiero davvero ci siete tutti. I fusilli sono in abbondanza, per cui venite con me ad accomodarvi a tavola. Via, andiamo, ragazzi! Tutti hanno lavorato e tutti meritano e aspettano un bel piattone di questi fusilli, e non solo, perché si continuerà ugualmente fino a stasera. E vai con gli impiattamenti, tutti a valanga, tutti indistintamente, non esiste io ne voglio di meno, io ne voglio di più, tutti i piatti sono pieni e standard, via! Certamente a tavola c'è il pecorino, c'è il parmigiano e c'è il peperoncino. Le aggiunte poi vanno fatte a discrezione. Ragazzi, ma che profumo, non potete immaginare che profumo che c'è. Quelle braciole hanno sciolto la parte del grasso rilasciandola nel pomodoro, e lo assaggiate prima, devo dire che è un gusto davvero pazzesco. E proprio come nella moltiplicazione del pane e dei pesci, pensate
che abbiamo quasi riempito tutti i piatti dei commensali e ancora guardate quanti fusilli ci sono in questa teglia. C'è ancora per il bis e anche il tris. Ecco la nostra bella tavola imbandita. E finalmente ho il mio piatto davanti. Ho aggiunto del pecorino grattugiato, una bella macinata di pepe nero come piace a me e adesso vado ad aggiungere un bel peperoncino piccante diavolicchio fresco, ancora uno dei pochi verdi che sono riuscito a trovare perché mi piace il fresco, lo sapete benissimo, e poi con la pasta di casa ci sta davvero da Dio. Una bella mescolatina, guardate qui ragazzi, sono fumanti e profumati. Qui ci vuole una bella forchettata, vai, non scappare tu dove vai, vedete il formaggio si attacca benissimo al fusillo e am, ragazzi, questo è uno degli am migliori per me. E questo brindisi che vi facciamo è dedicato a tutti quanti voi, che ammirate con piacere i miei video, soprattutto voi che siete dall'estero, e anche dedicata a tutti quelli che preservano le tradizioni e la cultura della propria regione. E cari amici, guardate le braciole, guardate, le abbiamo già tolte tutte quante dal filo, sono stupende, si sciolgono sia queste di carne che queste di cotica. Quelle di cotica devono rimanere così un po' più al dente. Ci saluta anche Don Giuseppe, il parroco di Marcellina, che apprezza. Piero continua a fare i suoi am. E questa di cotica non ha paragoni, ragazzi, non ha paragoni, è un dolce. Il tutto sembra accompagnato da del buon pane di casa. Il mio vicino Giancarlo apprezza anche lui. E nel frattempo si iniziano a friggere anche le patate. Vengono prima tolte dall'acqua, asciugate per bene e poi passate alla frittura nell'olio bollente. Diventeranno sfiziosissime, croccantissime e davvero una tira l'altra. Fatele ai vostri bambini che è davvero facilissimo e poi non c'è paragone con quelle che acquistate in busta. Quella è tutta un'altra storia. Questa veramente si sente il gusto genuino e soprattutto naturale. Ma vicino a queste belle patate la vogliamo mettere un po' di carne? E allora sapete cosa andiamo ad accostarci? Un bel mezzo maialino di suino nero. Guardate qui, bello speziato che sta andando sulla nostra pietra lavica già da un bel po'. A proposito, come avete visto e avete notato, noi facciamo tutte le cotture della carne e non solo sulla pietra lavica naturale. Presto vi farò un video dettagliato a proposito perché ho delle novità interessantissime, pertanto restate sintonizzati e guardate che cottura questo maialino, sembra davvero burro, profumatissimo, speziato, ha fatto tutta la sua cottura per qualche ora su questa pietra e adesso lo andiamo a disossare e a gustare insieme a quelle belle patatine croccanti. Ragazzi, seppur si mangia tanto in questa occasione, ditemi voi quando vi mettono davanti poi questi profumi se riuscireste a dire di no, non l'assaggio. Ma come si fa? È proprio una cosa impossibile. Via con l'impiattamento, vedete, poi noi gliela serviamo già tutta bella pulita, bisogna soltanto allungare la forchetta e servirsi, non si perde neanche il tempo di disossarla, servizio completo alle nostre tavolate. E poi il profumo è pazzesco, la pelle è bella croccante, è davvero difficile, impossibile dire di no.
Ora vorrei chiedere a voi che avete visto tutte e quattro i video sulle scampagnate estive, vorrei sapere quale in particolare vi è rimasta impresso, cosa vi è piaciuto, anche cosa non vi è piaciuto e perché. Io intanto vi confermo che questo maialino nero è davvero squisito, una nuvola che si scioglie in bocca, si sente il gusto delle spezie, il gusto dell'arrosto, vedete questa particina di grasso è davvero stupendo, si mangia così ragazzi, con le mani, liberi, liberi di essere rilassati, ogni tanto ci sta benissimo. E cari amici, ancora fino a notte inoltrata avrei tanto cibo da farvi vedere di questa nostra chiusura di scampagnate estive. Però se voi pensate che il vero collante di questa giornata sia il cibo, vi sbagliate. Il cibo è importante, ma non è tutto. È importante invece l'amicizia al tavolo, il riconoscimento, l'ospitalità. È un'esperienza di scambio. La tavola è la strada più breve tra il cuore di due persone. In tavola non ci si alimenta soltanto con il cibo, ma ci si alimenta gli uni degli altri. E in tavola si capisce di esistere perché si è amati e ascoltati. Beh, se sei arrivato fino a questa parte del video, grazie per questa mezz'ora passata in nostra compagnia. Ti do appuntamento al prossimo video e ciao dalla Calabria!